Grazie Luca, saluto intanto voi, sia in video e anche coloro che ho visto ci stanno seguendo nel canale YouTube. Devo fare un po' di premesse. Anch'io come direttore Maria Concetta Mattei, l'anno scorso sono stato, ho fatto parte della giuria e anch'io sono rimasto sorpreso, cioè, ho visto del materiale di grande qualità, cioè, forse dovevo aspettarmelo, però vi assicuro che è stato difficile scegliere anche poi il servizio vincente. Quest'anno Luca mi ha coinvolto, considerando la nostra amicizia, cioè, non potevo rifiutarmi, poi è sempre un piacere, cioè, faccio parte, spesso sono attività molto utili, non solo per i ragazzi, ma vi assicuro che ogni volta che insegno imparo anche io molto dai ragazzi stessi. E vi voglio dire che il mio intervento sarà diviso in due parti. Luca mi ha costretto a mostrarvi delle foto, adesso spero che la regia mi dia la possibilità di condividere lo schermo. Ecco, un attimo solo, passo dall'altra parte in modo tale da mostrarvi meglio. Ok, quindi sarà diviso in più parti il mio intervento. Vediamo se riesco a mettere ordine. Ok, ci sono quasi. Bene, sarà diviso essenzialmente in due parti. Nella prima, ovviamente, parleremo del lavoro di giornalista, cioè già prima di me è stato detto dal direttore, la Maria Concetta Mattei, è importante l'etica, è importante capire quello che si va a fare, capire quello che sta succedendo. E peraltro la dottoressa Fraticelli ha anticipato, è importante vedere e raccontare in modo stimolante. Bene, mettiamo insieme le due cose. Da una parte è importante capire quello che sta succedendo, essere onesti, dall'altra parte è importante riuscire a raccontarlo nel modo adatto per essere accattivanti, per spiegare bene quello che avviene. Quello che cercherò di fare è, consapevole che non avete grandi attrezzature, ma ne utilizzerò una che avete tutti quanti, ed è la vostra intelligenza e la vostra sensibilità. Cioè, io so bene che le avete, e sta solamente il mio incarico, il mio compito sarà quello di sollecitare in qualche modo la vostra capacità di percezione. E per fare questo lavorerò molto sulla vostra attenzione alla luce. La luce è una di quelle cose che noi trascuriamo molto perché ci siamo abituati, ma sapete bene che non bisogna mai abituarsi alle cose importanti. E quindi io cercherò di farvi vedere come la luce che ci pervade ogni giorno può cambiare tutto. Quante volte nei vostri selfie, andiamo sul facile, avete fatto delle foto in cui vi piacete, no? Ma voi siete sempre le stesse persone. Beh, è merito della luce. Per cui starà a noi osservare la luce che cambia continuamente. Ora io porterò degli esempi. Guardate come la luce può cambiare durante il giorno da così a così. E la luce continua a cambiare, cambia anche durante la notte, ma noi dobbiamo essere consapevoli che noi possiamo fotografare anche di notte. E perché ci serve questo? Perché ci serve per raccontare, perché il nostro lavoro di giornalisti è quello di andare in posti dove molte volte alcune persone non arrivano perché è scomodo, in certi casi pericoloso, però dove avviene qualcosa di importante che deve essere raccontato agli altri. Bene, sarà questo il vostro lavoro. Sarà guardare nel vostro territorio, guardare attorno, informarvi con i vostri genitori, con i vostri amici, capire quali sono le storie importanti che sono degne di essere raccontate e procedere attraverso i vostri strumenti, attraverso le vostre, non dico macchine fotografiche, attraverso i vostri cellulari. Bene, ce l'avete tutti, allora impariamo ad usarli. Alla fine noi riusciremo a fare, vi faccio un esempio, una volta imparato a fotografare, potremo utilizzare gli elementi che vi ho appena detto
per fare delle foto giornalistiche, cioè delle foto in cui c'è un contenuto che però viene mostrato, ma anche in un modo interessante. Queste sono delle foto che ho fatto, che sono state pubblicate sul Time e riguardano l'eruzione dell'Etna. Questa è una foto che è stata, vedete come la luce è molto importante, che è stata pubblicata ed è in un campo profughi tra Tunisia ed Algeria. Scusatemi, Tunisia e Libia, proprio durante gli scontri in Libia. Ecco quindi come la luce la fa da padrone, ma la luce ha varie caratteristiche. La luce può essere molto dura, e vi faccio vedere questa foto in cui notate l'ombra del mitra, dell'M4, del soldato israeliano, come un'ombra molto netta. Guardate invece. Guardate anche qui, siamo in Kosovo, l'ombra molto netta. Perché vi faccio vedere questo? Perché molte volte la luce con le sue caratteristiche può modificare, anzi non molte volte, sempre, modifica l'ambiente circostante. Quindi sta a noi capire, questo è il motivo per cui certe volte delle foto sono bellissime, noi non capiamo perché, ma poi ma lo sentiamo. Vedete un personaggio che voi conoscete. Guardate che differenza che c'è fra questa luce morbida sulla sinistra e la luce invece netta, dura, meno piacevole sulla destra. Ma continuiamo a fotografare la gente, vedete come cambia, con la morbidezza si mettono in evidenza gli aspetti caratteristici del viso, che altrimenti con una luce dura sarebbero modificati e sarebbe questa una distrazione. Perché il nostro lavoro è quello di essere giornalisti, quindi andare sul campo e fotografare. C'è quello che sta avvenendo, questa è una manifestazione, qui siamo in Libia durante alcune manifestazioni. Ma un'altra cosa che cercherò di farvi vedere è sempre utilizzando la vostra stessa attrezzatura, ma la vostra sensibilità, è l'attenzione alle proporzioni. Guardate questa fotografia scattata in Afghanistan, poco prima tra l'altro di un attacco in cui io stesso mi sono trovato, e notate come ci sono degli elementi in questa fotografia, vedete queste linee, che caratterizzano le posizioni dei soldati, ma e che sono le linee che vengono chiamate dei terzi, perché noi abbiamo delle linee in cui si concentra l'attenzione. Luca, io non voglio andare troppo lungo, tu avvisami quando non ti sei, Luca, non ti sento, avvisami quando, perché non voglio No, no, prendere. ci siamo, e grazie dell'intervento. Non Ecco, voglio no, prendere il posto tempo degli no, no, altri. grazie, grazie, Comunque. grazie. Anche, diciamo, già introdotto tanti concetti, poi sicuramente le rivedrete in aula con i ragazzi Certo, quando. certo, certo. Posso ancora continuare un attimo perché voglio farvi vedere velocemente sempre alcuni elementi come questa regola dei terzi, come nella natura si trova, ma noi siamo attratti, come tutti gli animali, dall'omogeneità delle immagini, dalla composizione. E questa composizione è importante che la troviamo in tutto, la troviamo nelle guerre, la troviamo nella pace, e sta a noi però prestare attenzione, accorgersene e poi portarla in immagini, video o foto che serviranno a spiegare le nostre storie, le nostre storie che avranno un contenuto giornalistico, ovviamente. Quindi continuo facendovi vedere delle immagini, ma non dobbiamo dimenticarci una cosa, nessuno di noi deve dimenticarci una cosa, che ci sono molti di questi elementi che sono stati già studiati in passato da altri artisti, non giornalisti, ma che noi dobbiamo considerare. Cioè, guardate come in passato qualcun altro aveva già annotato la luce importante, molto più importante di me. E vedete Caravaggio o Rembrandt. Quello che voglio farvi notare è perché è importante prestare attenzione alla luce. Questa è una foto che io ho fatto a San Luca. E quando ho visto questa immagine davanti ad una chiesa, perché erano delle donne che stavano aspettando le salme dei loro parenti che erano stati uccisi in uno scontro sì, in Germania, legato alla, diciamo, attività poco lecite,
Io mi sono sorpreso, ho visto questa foto che raccontava bene questa storia. Bene, con questa foto non a caso poi ho vinto un premio. Quindi ragazzi, io vi solleciterò a prestare attenzione alle immagini perché spero che un giorno anche voi possiate avere degli ottimi risultati anche professionali. Ci sono delle immagini, come vi dicevo, che sono molto belle, ma dobbiamo imparare a capire perché le immagini sono belle, perché la nostra attenzione viene colpita, perché siamo attratti da queste immagini. Bene, questa è un'immagine di una ragazza in Kenya. Beh, ora vi spiego perché siamo attratti. Quindi, vedete le proporzioni che ci sono in quel viso, ma ancora qualcun altro aveva già parlato di proporzioni, ancora prima di me, ovviamente, in modo più autorevole. Quindi dobbiamo essere sempre attenti ai cambiamenti della luce, alle ombre, perché le ombre, vi faccio vedere, sono importantissime per darci dei riferimenti, e dei riferimenti che poi raccontano che troviamo in guerra e altro. Io, Luca, direi di Sì, chiudere perché grazie. potrei rimanerci qui a parlare per parecchio, ma vi rimando all'incontro poi personale o quantomeno più ravvicinato che avremo.